che caso? I portali nel 1943 sono tutti chiusi ormai, sono intrappolati nel passato. Ma tu lo sai che giorno è oggi? L'8 settembre, il giorno del coso, del solstizio. Armistizio, giusto. Cora mia, papà. Chi siete? Oh! Facciamolo per la libertà, per l'Italia e per Maradona. Chi è Maradona? Siete l'unica banda che ci ho mai avuto. Scopa! Sandro Pertini, il presidente degli italiani. È un onore, piacere. Ma scusi, Che stiamo scherzando? Ma di là c'è Duce! Duce! Vinceremo! Tanto la perdete sta guerra. Perdete pure la finale dell'82. Ma ricordate sto nome. Paolo Rossi. Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Allora, uscirà il 10 marzo nelle sale italiane. C'era una volta il crimine, a presentarlo qui oggi i nostri eccezionali ospiti. Allora, partiamo ovviamente dal regista, mi sembra doveroso, Massimiliano Bruno. Bentrovati a tutti, bentornati. Amici dello sport. Gianmarco Dognazzi. Dai, capolavoro direi. E Marco Giallini, capolavoro. Cioè, che c'ha la mascherina al polso, Giallini. Guardate, sì, con la mascherina al polso, come... lì si porta giustamente. Beh, dici, io facevo lo stesso. Come Gianni Agnelli che portava, no? L'orologio sul polsino, Giallini porta la mascherina al polso. Allora, ascolta, calma, non cominciamo subito, ad andare via. Allora, per quest'ultimo capitolo, Max, comincio da te, dal regista, hai un po' esagerato, diciamo. Sì. Mentre prima siamo andati indietro di qualche anno, stavolta invece siamo tornati addirittura all'8 settembre del 1943. Accidenti. Molto, molto. Ma davvero? Te lo dico io, è così, non so se hai visto il film, sì. Io l'ho potuto vedere. Ho visto il film, ed è molto, molto interessante vedere come i nostri eroi della banda... che sono i soliti caciaroni alla ricerca della svolta, stavolta si sono messi in testa di andare a rubare la Gioconda nel castello di Chambord, dove l'esercito francese cercava di nascondere da Hitler i capolavori. Riescono a rubare sta Gioconda, però poi il problema reale qual è? Tornare indietro nel futuro. E lì succede di tutto e di più, perché non era un periodo facile, lo sai. No. E i nazisti, e i partigiani, e i fascisti. Tu volle, e i fascisti, e i nazisti, e i partigiani, che cazzarola. E quindi niente, gli succede di tutto e di più, e il film è molto divertente e loro sono veramente bravissimi. Ma come ti è venuto in mente di fare la banda della Magliana contro i nazisti? Cioè qua hai proprio preso i villani più cattivi della storia dell'umanità, no? Beh, perché era una trilogia, l'abbiamo detto, la prima è, diciamo, prendiamo un po' in giro la banda della Magliana. Nel secondo prendiamo un po' in giro i gomorristi, diciamo, di Gomorra, e nel terzo prendiamo in giro gli unici che si possono prendere in giro, diciamo che tutto il mondo è d'accordo a prendere in giro, che sono i nazisti. E comunque una bella anche battaglia, anche perché sono morti tutti, dice, c'è che nessuno si è parlato del chiccherone. Esatto. Diciamo che tra i membri della banda spiccano, insomma, Giuseppe e Moreno, che sono, diciamo, due dei protagonisti, no? Insomma, siamo arrivati al terzo capitolo. Sì. E oramai avete preso una confidenza con questa banda clamorosa, ormai i nostri personaggi la sentono proprio loro oramai, giusto? Beh, questo grazie a Moreno, che è il capo squadra, è stato lui che ha dato il via a tutto, perché era l'esperto della banda della Magliana, e quindi sì, ormai è un gruppo affiatato. Devo dire che io non avevo mai lavorato con Giallini e spero di non lavorarci. No, vedendo le scene non mi pare, mi sembra che allora gli voglio bene come un fratello, direi quasi come un padre. Come un figlio. A proposito di padri e figli, bravo, mi hai fatto un bell'assist. Perché bravo. Moreno in questo film si ritrova in questo paradosso temporale assurdo, che incontra sua madre da piccola e sua nonna quasi pari età, giusto? Sì. Da grande. Quasi, certo, cioè comunque contemporanea come... Sì, che spero, come dicevamo prima, che... cioè spero. È un sogno che magari le persone hanno, no? Vedere... i parenti, i propri genitori, però se non ti riconosce, come dicevamo prima, mamma, quella dice, ma chi che stai a dire? È inutile, no? Però
vedere la propria nonna da giovane. Da bambina, sì, e poi da calcio un culo. Da grande dove. No, gli puoi dar calcio un culo se si dice no, fa culo, hai capito? Come facevamo i nonni. Senti, Max, invece mi piace che nelle tue storie, no, i cattivi non vengono idolatrati, no? Cioè, qua tu li tratti veramente male, giustamente, li sbeffeggi, quasi li ridicolizzi. Idroladrati. Beh, a me. Esatto, non vengono idolatrati. No, esatto. Ma idroladrati. Idroladrati, ok. No, perché guarda, per risponderti, devo dire che a me mi ha sempre un po' innervosito questo eleggere eroi banditi, ma fin dai tempi dei film che vedevo dove sti banditi erano, le serie televisive dove sti banditi, che sono comunque avanzi di galera, che magari hanno ammazzato qualcuno, sono invece col cuore d'oro, eccetera, eccetera. Allora ho detto, facciamo, riportiamo il bandito alla sua vera identità di bandito. E con i nazisti non ci andiamo per niente, insomma, li trattiamo veramente male. Come meritano di essere trattati, alla fine, se vogliamo. Sì. In questo... Ma non solo loro. Apologia! No, non solo loro andrebbero trattati male in parecchi. Insomma, i nazisti, se Dio vuole, se ne sono nati. Diciamo che anche speriamo. I giorni nostri non mancano, diciamo. Quelli tedeschi di quell'epoca se ne sono andati, purtroppo... I nazisti nel mondo ce ne stanno tanti. Raccontiamo anche, parliamo anche, elenchiamo il resto del cast, giusto? Che insomma, il cast, allora, di tutto livello, anche per questo, capito? Certo, con noi c'è grandi ritorni, ovviamente. Carolina Crescentini, straordinaria, grandi ritorni di Edoardo Leo, Ilenia Pastorelli e Giulia Bevilacqua, che fa parte di questa avventura insieme a me, che è straordinaria. E poi devo dire, vorrei citare in particolare Duccio Camerini, che fa un Mussolini straordinario, per me... e Rolando Ravello, che fa Sandro Pertini in maniera... Il miglior Sandro Pertini mai visto sullo schermo, che è il primo che ha fatto. Ma la grande new entry, che diventa componente della banda, è Giampaolo Morelli. Assolutamente. Beh, Giampaolo Morelli... Morelli è quello alto, quello bello. Ah, quello bello. Con cui tu litighi nel film, in sostanza. Sì, no, che Giampaolo Morelli è stata una scoperta. Si è inserito in maniera fantastica. Ricoperta subito, perché poi ci siamo più visti, giustamente, ma... No, ma si è inserito in maniera fantastica, ha trovato immediatamente quello che era il clima che già arrivava dai due film, e quindi siamo riusciti, come dire, ha dato anche un certo brio, perché forse poi nel conoscersi e nel lavorare tanto insieme, certi meccanismi diventano anche all'interno proprio dell'improvvisazione ripetitiva. Invece con Giampaolo credo che lui si sia trovato molto bene. Beh, erano un po' gatto e il topo, loro due si sono beccati per tutto il film, è stato molto divertente. Io poi ho avuto la fortuna con Giampaolo di fare L'Ispettore Coliandro, che è una serie dove lui era il protagonista e io ogni tanto intervenivo in qualche puntata, mio grande amico, e secondo me un'aggiunta di qualità enorme in questo terzo capitolo, cioè lui è arrivato a supportare la banda, ma non è arrivato da comprimario, ha subito imposto come protagonista. No, ma non credevo proprio fosse così bravo io nella... Ma non perché... Cioè, io non guardo mai nessuno, ma nel senso che mi addormo prima, non perché, poi, mica perché non li voglio guardare. E poi, e non credevo nella commedia, è stata una scoperta per me, sai, lo sai, insomma... E i tempi ta 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 ta, no? Lui ta aspetti, è stronzo, scusate. Si sa, comunque voglio dire, è un Tognazzi, posso dirlo. No, per dire. Però, per dire. Cioè, voglio dire. Marco e Giampaolo sono stati molto propositivi pure. Loro hanno proposto una gag che secondo me è una delle più divertenti del film, in cui il povero Giallini prende il quadro in testa un paio di volte, che è una proposta di Marco. No, magari in testa, no, che me l'aveva data davvero, siccome era di legno davvero. Invece quella era, diciamo, più leggera, quella che di polistirolo, perché pesava una messa quintalata buona sulla schiena. E lui, boom, ha dato una botta, ma era polistirolo. Dico, oh, ma perché non la famo? E se girava, boh, ogni cosa, fino a Iemeno, lo pio per collo. Ci sono tante scene divertenti in questo film. Ride tanto. Ce n'è una finale meravigliosa, ne parleremo fra poco. Volevo chiedere a Gianmarco, insomma, tu l'altra volta nel capitolo precedente, Ritorno al crimine, ti sei messo addirittura, hai chiesto un autografo a Pablo Escobar. Stavolta hai incontrato Mussolini. A Fabio? Insomma, Pablo. Pablo Escobar, magari il fratello che non conosciamo, non lo so. Ma c'era anche ha dato la possibilità di incontrare personaggi, insomma, non indifferenti. Regia, no? Sto prendendo una bottiglia. Questo è il grande divertimento delle cose che scrive Massimiliano, perché poi questi tre film hanno una caratteristica, quello di essere, di avere molte cose in comune, ma di essere anche tre film che paradossalmente possono essere visti separati. Cioè, chi non ha visto il secondo può tranquillamente vedere il terzo e poi vedere successivamente gli altri, perché hanno dei punti in comune che tornano, ma ogni storia è a sé stante. E te ne puoi fregare, via. Basta.
Grazie. E quindi sì, in questo caso Giuseppe non solo, Giuseppe tira fuori un lato diverso, sai, la monotonia di fare magari un personaggio per tre film è quello che ti ripeti. Invece quello che scrive Massimiliano ha dato la possibilità in questo caso a Giuseppe, per esempio, di avere un lato sentimentale che negli altri film non avevamo visto. L'avevamo visto passare da pavido a criminale, oppure diventare in qualche modo un attivista della banda. In questo caso addirittura vediamo il suo lato sentimentale. È vero. Marco, tra l'altro chiedo anche a te, i personaggi che voi interpretate, i personaggi della banda, sono anche un po' sordiani, se vogliamo, richiamano un po' le maschere di sordi, giusto? Che sono un po', insomma, un po' dei mascalzoncelli, un po' dei... che sì. Però hanno il cuore buono, giusto? Sì. Sì, sì, ma perché ce l'avevamo noi il cuore buono. Voi ce l'avete non proprio vostro, non dovete recitare, giusto? No, no, ma a parte quello, ma il fatto di sordi e il fatto di tutti gli attori... italiani, per quanto magari qualcuno ne prenda le distanze, no? Ci fai caso, magari anche qualcuno non romano, no? Che ho sentito di quando morì, c'è uno che disse, ma fa una cosa terribile, attore regionale, cioè, ti ricordi una cosa? Lo dai, cazzo, Allora, dice, sordi, è una cosa che tu assimili, assorbi, ma non è sordi solo, a parte gli altri, compreso Tognazzi, che non è romano, ma era più romano di tutti, nel senso, per l'idea che tu hai della comicità romana, no? Sì, sì. Alla fine Tognazzi non c'è mai caso che parla cremonese, capito? Neanche in Amici Miei, no. Dove dovrebbe fare il toscano, oltre. No, perché è il carattere, quella, no, è quella, cioè, cattiveria, quella vigliaccheria, quel cercare. Sì, però se dice sordi, in realtà siamo noi pure che fa... sì, sì. Cioè non è sordi, non è solo sordi. Poi io dico, figurate quello che può essere sordi, sì, per sì, noi, certo, no? Certo, ho capito che vuoi dire. Hai capito che voglio dire? Sì, cioè, sì, ragazzino, sì. Se moglie fai, oh, a casa Albertone, se gira, oh, sordi, e no, so io. Cioè, sì. Però è sordiana, sì, se vogliamo, anche perché lui un po', invece che Manfredi, fa sempre il doppio, che dicevano, fa, a sé piove, beh. Ho fatto la tassa alla pioggia. Max, come ti è venuto in mente di quella scena meravigliosa che fa morire delle risate? Non so se spoiler, ma penso di no. Della telefonata a Hitler, di Morelli. La telefonata a Hitler, perché a un certo punto con gli sceneggiatori Bassi, Ronadio e Stagno ci siamo chiesti, certo, facciamo vedere Mussolini, il re Vittorio Emanuele, Pertini, l'ideale sarebbe far venire, vedere anche Hitler. Sapete che Hitler c'ha un'icona forte. Poi abbiamo cominciato a pensare, che fai, prendi un attore tedesco, poi forse è troppo. Allora a un certo punto uno degli sceneggiatori ha detto, certo, per telefono potrebbe essere. Allora abbiamo fatto questa telefonata fra Morelli, che come scamotaggio di sceneggiatura ha studiato un po'. Brutto, perché, perché è un professore di storia. Sì, sì, cioè, esatto. Anche la motivazione con cui lui entra nella banda in realtà non è, è una motivazione che è funzionale a quello che per esempio Moreno e Giuseppe non sanno. E lui, essendo professore di storia, in un percorso storico è fondamentale. Quindi sa anche, ha fatto l'Erasmus in Germania e quindi quando c'è la telefonata che dice "Uè, Führer!" Quindi un mezzo napoletano, mezzo tedesco. E poi ho doppiato questa voce di Hitler sotto, che è un continuo di I speak in French, 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 così, che si sente piano piano sotto, che è molto divertente. In quella scena Giampaolo è esilarante, ma Giallini non te lo sto nemmeno a dire. Posso, c'è una scena immaginare in cui tutti fanno il saluto romano, cioè Giallini, però lui là alla prima ciak, secondo me gli è venuta. Beh, Marco, diciamo che Marco sul primo ciak certe volte ti dà delle perle di improvvisazione, esatto, sua, esatto. E poi non sa roba in più, e poi perché esatto. Non o le prendi là o non le e se gli chiedi di rifare. È il primo ciacco di Piarbolo, perché ci sono tanti richiami in questo film cinematografici e anche calcistici, e qua mi prendo il gancio per entrare in un altro argomento, Corriere dello Sport, più appunto da quello dello sport. Appunto, ci sono dei richiami calcistici soprattutto alla Roma, insomma, diciamo, sì. Ci sono tanti richiami alla Roma, no? Come ad esempio Renatino, che all'inizio del film torna nel suo tempo e fa un'ultima cosa, quello di Forza Roma, se tutti noi ma io feci già il tifoso romanista, esatto. Lontano, quindi ma com'è fatto... che te fanno fa sempre il tifoso romanista, come mai? Beh, perché è capitato. Ma io simpatizzando assolutamente, no, mica perché comunque sei simpatizzante, cioè tifi simpatizzante, no, io sono molto milanista, scusa, non ti volevo offendere, però sono anche simpatizzante della Roma, esatto. Sì. C'è una scena
e nel film raccontiamo, io la devo raccontare, poi al massimo se taglia, sì. In cui alla fine i nostri eroi anticipano di 10 giorni le 4 giornate di Napoli, e questa già di per sé hanno fatto un po' un casino a livello temporale. Se beh, hanno fatto un po' di casino. Con te che ci arrighiamo a Rambo anche, non diciamo altro, ma è tutto da vedere, e arrivano in soccorso dei nostri eroi a bordo di una camionetta la banda della Magliana con gli ultra della Roma. Sì, che arriva la curva sud. Sottofondo. Grazie Roma di Antonello Venditti. Beh, quello è un momento epico del film, anche perché lì quello che volevo servire sul piatto d'argento era l'esercito nazista contro la banda della Magliana. E quindi in quel momento è stata, quel momento del film è molto esilarante, è molto figo. Poi devo dire che c'è un altro piccolo momento in cui ci sono Giallini, Tognazzi e Morelli che dormono di notte in un casolare in campagna così, e nel sonno Giallini dice piano piano: era buono il cordo durone era buono. Sì. su questo film, sì. Cioè, a un certo punto c'è questa cosa questa me l'ha detta no, te l'ho detta io, certo. Un'altra improvvisazione sarà stata. No, me l'ha detta. È una cosa che io... abbiamo lasciato un po' subliminare, detta mentre dormiva, che... era buono. Allora, sarà stato buono il gol di Durone, ma la stagione della Roma non è un granché. Scusami, no, se parliamo di calcio, il gancio più grande, devo dire che voglio ringraziare, voglio ringraziare Massimiliano, perché mi ha messo in bocca una battuta che sta diventando un po' come il tintinnino della sua signora dei laureati, piuttosto che quei tormentoni che ti rimangono attaccati addosso, perché io a un certo punto dico: a ricorda di sto nome Paolo Rossi. Ricordando alla finale dei mondiali che i tedeschi poi hanno perso contro quando di sta noi. Per succedere qualcosa che perché, possiamo, però, non che possiamo però verrà 40 però, anni dopo però quella cosa è lì vero. È un gancio anche a quello che era il primo film, dove il mondiale dell'82, questo per dire come ci sono all'interno della sceneggiatura anche in questo film dei rimandi che non sono necessariamente obbligatori per chi non ha visto il primo film, ma questa saga ha la capacità in ogni film di avere anche delle cose nascoste che ricollegano un po' tutto, e questo è un grande merito della scrittura di Massimo. Beh, straordinaria. Beh, capolavoro. Veramente.